Da dove provenivano le immagini che decorano i nostri vasi, i nostri piatti? Venivano da dei repertori che si trovavano all'interno delle manifatture, costituiti da antiche Bibbie cinquecentesche, soprattutto le Bibbie di Talione nel corso del XVI secolo, ma anche da incisioni tratte dai repertori dei grandi maestri o ancora da altri libri a stampa. Era una sorta di repertorio che si trovava all'interno della manifattura e che poteva essere utile sia per il decoratore per scegliere le immagini da così mettere sulle sue ceramiche, ma anche per il committente che aveva una sorta di catalogo a sua disposizione dove scegliere quanto più gli era gradito per darlo al decoratore e perché le sue ceramiche riportassero appunto quei precisi decori che gli aveva segnalato all'interno di questi repertori.